Considero, come è noto, sempre ogni passaggio parlamentare, mai rituale o formale, ma occasione utile per raccogliere spunti e suggerimenti dentro una dialettica che mi auguro possa essere sempre la più proficua possibile, nella consapevolezza che la discussione, anche se aspra, rende sempre più forte la nostra democrazia. Rispetto al mio ultimo passaggio in quest'Aula, che voglio ricordarlo, è avvenuto il 10 di agosto, il quadro epidemiologico europeo si è giorno dopo giorno significativamente deteriorato. E anche nel nostro Paese, in Italia, pur se in un quadro lontano dai Paesi europei che riscontrano maggiori difficoltà, abbiamo riscontrato una graduale salita del numero dei contagi. Voglio partire in questa mia comunicazione dai dati, perché come sempre i dati, i numeri, ci illustrano lo scenario in maniera molto più semplice e lineare. L'ECDC, il Centro Europeo per la Sorveglianza e il Controllo delle Malattie, ha indicato, come fa settimanalmente, il tasso di incidenza di tutti i paesi europei del virus nelle ultime due settimane rispetto a 100.000 abitanti. I dati europei dei principali paesi sono i seguenti: Spagna 205, Francia 88, Croazia 87, Romania 84, il nostro paese, l'Italia, è a 23, in un dato molto simile a quello della Germania e che ad oggi è tra i migliori dati nel quadro e nel contesto europeo. Nel frattempo, a livello mondiale, la situazione si è ulteriormente complicata. Siamo ormai arrivati a 25 milioni e 700.000 casi con 857.000 decessi. Questi numeri ci dicono alcune cose che dobbiamo provare a leggere, ad analizzare tutti insieme. In primis ci dicono che il lockdown nel nostro paese ha funzionato e che il comportamento degli italiani e le misure del governo nazionale come dei governi regionali sono riuscite a piegare la curva e ci consegnano ancora in qualche modo un significativo vantaggio rispetto alla stragrande maggioranza dei paesi europei. Io penso che questo sia un risultato importante che dobbiamo sapere insieme riconoscere. È un risultato di tutti che ci viene attribuito anche sul piano internazionale. Non è un risultato del governo, non è un risultato delle regioni. A me piace dire sempre che è un risultato di tutte le nostre istituzioni repubblicane. È un risultato della nostra comunità nazionale che dentro una prova durissima, chiaramente non ancora vinta, una prova non terminata in una situazione che è ancora in costante evoluzione, io penso che però questo dato dobbiamo riconoscerlo e mi sia permesso, come sempre, di riconoscerlo in primis alla forza, alla qualità, alla resilienza del nostro servizio sanitario nazionale e in modo particolare alle donne e agli uomini che vi operano, a cui va e ad andrà sempre la nostra più sentita gratitudine. I numeri che sono cresciuti anche nel nostro Paese nelle ultime settimane, negli ultimi 20 giorni, hanno risentito sicuramente anche di una crescita dei test e del numero dei tamponi che sono stati effettuati. Voglio ricordare che durante l'ultima settimana abbiamo sfiorato il dato di 100.000 tamponi in un solo giorno. Questo anche alla luce di una significativa intensificazione del lavoro negli aeroporti, dove rispetto agli arrivi dai paesi a rischio, e su questo verrò in seguito, si stanno iniziando ad usare anche i test rapidi antigenici. C'è una novità sostanziale nei numeri che stiamo analizzando nelle ultime settimane. La novità sostanziale, quella più significativa, è il fortissimo abbassamento dell'età media delle persone che sono contagiate. Io credo che questo sia il vero fatto nuovo, il più significativo, il più notevole rispetto alla stagione più drammatica che abbiamo vissuto nei mesi di marzo e nei mesi di aprile. Il nostro sistema di monitoraggio, quello costruito settimanalmente con l'Istituto Superiore di Sanità e con le Regioni, ha segnalato negli ultimi 7 giorni una media d'età dei contagiati
di 29 anni. Io penso che questo sia un dato assolutamente significativo su cui dobbiamo naturalmente riflettere anche rispetto alle misure che andiamo a mettere in campo. Mi preme segnalare che non è solo un dato italiano, è un dato europeo, è un dato internazionale che spiega almeno parzialmente anche la ragione per cui la pressione sulle strutture sanitarie, non solo in Italia ma anche negli altri paesi, è comunque molto significativamente inferiore rispetto a quella che abbiamo visto in passato. Voglio ricordare, per esempio, che anche in Francia e in Spagna, con numeri molto più alti, la pressione è comunque una pressione ancora sostenibile. Leggevo i dati nelle ultime ore, la Spagna nelle ultime 24 ore ha riscontrato più di 8.000 casi positivi. Si è discusso molto, anche durante le settimane estive, di questo dato, di questa questione dei giovani del nostro Paese e dell'innovazione che esso comporta rispetto ai mesi precedenti. Io ho più volte, anche pubblicamente, chiesto una mano ai nostri ragazzi. Lungi da noi ogni forma di demonizzazione che non avrebbe alcun senso, ma è vero che dobbiamo chiedere soprattutto ai nostri giovani di darci una mano. È senz'altro vero che il virus nelle generazioni più giovani fa meno male rispetto all'impatto che esso ha naturalmente nelle generazioni che sono più in avanti negli anni, ma è altrettanto vero che essi continuano a essere comunque uno strumento di diffusione del virus e questo può essere pericoloso qualora il virus dovesse estendersi in modo particolare ai genitori e ai nonni, che pagherebbero un prezzo molto più significativo. Alla luce di questo quadro, ai giovani, ma più in generale a tutti i nostri concittadini, io continuo a chiedere con tutta la forza di cui dispongo il rispetto delle tre regole fondamentali che sono rimaste, le tre regole di cui abbiamo già discusso in tante altre occasioni e che confermeremo naturalmente anche nel prossimo DPCM che è in scadenza, perché l'ultimo è in scadenza il 7 di settembre. Le tre regole sono l'uso corretto delle mascherine, il distanziamento di almeno un metro e il rispetto delle norme igieniche fondamentali a partire dal lavaggio delle mani. Sono tre pilastri veri e propri su cui tutta la comunità scientifica internazionale è profondamente d'accordo. Non c'è nessun paese del mondo in cui la comunità scientifica dissente rispetto alla necessità di tenere queste tre regole fondamentali. E quindi la mia opinione è che su questo non dobbiamo assolutamente dividerci. Non è materia di contesa politica, non c'entra la destra, la sinistra o altro. Sono tre regole essenziali che ci devono accompagnare in questa fase importante di convivenza con il virus. Dal 10 di agosto, ultimo giorno in cui sono stato in quest'Aula per un'informativa per le comunicazioni, ho firmato due ordinanze che ritengo essere state importanti, anche se, come è noto, ogni ordinanza comporta sempre in qualche modo un sacrificio, un prezzo che la nostra comunità decide di pagare. La prima ha riguardato l'estensione di test obbligatori per persone che negli ultimi 14 giorni sono stati in Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Questi test possono essere fatti o prima della partenza dal paese di provenienza o nei luoghi di arrivo, penso ai porti, agli aeroporti, e il nostro sistema si è organizzato in maniera rapida e significativa per organizzare questi presidi nei luoghi di arrivo, oppure nelle 48 ore successive presso le nostre aziende sanitarie. Io penso che queste misure siano state importanti e in questo passaggio in aula, qui al Senato, sarò più tardi alla Camera, voglio rendere nota quella che è una proposta che come governo italiano stiamo portando all'attenzione di tutti gli altri paesi europei. La proposta parte da un'idea molto semplice. Quando assumiamo una misura di maggiore controllo dei nostri confini, degli arrivi nel nostro Paese, non compiamo mai un atto ostile nei confronti di quel Paese. È un atto che vuole semplicemente aumentare il livello di sicurezza. La nostra proposta, come governo italiano agli altri Paesi europei, io la porterò in modo particolare il 4 settembre alla riunione dei Ministri della Salute dell'Unione Europea, è che si possa costruire un meccanismo di reciprocità tra i Paesi.
proprio per togliere dal tavolo questo elemento di ostilità che in alcuni casi viene così interpretato nelle relazioni tra i paesi, io credo che la cosa più intelligente sia condividere un meccanismo di reciprocità. Dobbiamo convivere con questo virus ancora per un tempo significativo. Stiamo investendo sul vaccino, lo dirò alla fine, sulle cure, con tutte le energie che abbiamo, ma è chiaro che di fronte a noi abbiamo, nella migliore delle ipotesi, ancora alcuni mesi di convivenza. E proprio se non vogliamo stringere le relazioni tra i paesi, se non vogliamo correre il rischio di arrivare ad ulteriori momenti, diciamo, di riduzione della mobilità tra i paesi, l'idea di fare test nei principali aeroporti del nostro continente ci sembra un'idea giusta, che in uno spirito collaborativo, inclusivo, ci può portare, crediamo, ad ottenere risultati giusti. La seconda ordinanza che ho firmato durante queste settimane, in modo particolare il 16 di agosto, è un'ordinanza che riguarda la sospensione delle attività di ballo, non solo nelle discoteche ma anche in luoghi affini, e l'utilizzo obbligatorio delle mascherine all'aperto dopo le 18 nei luoghi dove c'è il rischio di assembramento. Voglio utilizzare questo passaggio in Parlamento per chiarire che il Governo nazionale, nei suoi provvedimenti formali, non aveva mai autorizzato la riapertura delle discoteche, ma come è noto dal 16 di maggio le regioni hanno la facoltà non solo di misure più restrittive, facoltà che era già presente nella fase precedente, nella fase più drammatica dell'emergenza, ma anche di mettere in campo misure meno restrittive. E dentro quest'ambito alcune regioni hanno utilizzato queste facoltà. Permettetemi ancora una volta di ribadire che ogni ordinanza comporta evidentemente un sacrificio, un costo per il nostro Paese, ma io ritengo che queste ordinanze siano state giuste e opportune e ci consentono di conservare quel vantaggio rispetto ad altri paesi di cui ho provato velocemente a parlare. È chiaro che l'orizzonte del governo, l'obiettivo fondamentale del governo è in questo momento quello della riapertura delle scuole e anche tutti i sacrifici che in qualche momento, in qualche modo stiamo tenendo ancora in piedi, hanno quello come obiettivo fondamentale. Io penso che chiudere le scuole abbia rappresentato per tutti noi, per me in modo particolare, la scelta più difficile. E voglio dire che oggi riaprirle è davvero la nostra priorità assoluta su cui stiamo impegnando tutte le energie di cui disponiamo. Permettetemi in questa sede di ricordare che stiamo parlando di un grande tema di carattere mondiale. Sono stati 190 i paesi del mondo che durante questi mesi hanno sospeso le attività scolastiche e in questi 190 paesi gli studenti coiinvolti sono stati 1.600.000.000. Quindi stiamo parlando di numeri che, come vedete, hanno una portata di natura planetaria. Mi piace ricordare solo in un istante che il 31 d'agosto, quindi pochissime ore fa, si è tenuta una conferenza che l'Italia ha promosso insieme all'OMS e che io ho avuto l'onore di copresiedere insieme all'OMS con 53 paesi del mondo, che ha avuto come obiettivo fondamentale proprio quello di provare a condividere alcune regole essenziali per la riapertura delle scuole. All'esito di questa riunione, con questi 53 paesi dell'area europea dell'OMS, che è un'area molto larga nell'area europea dell'OMS, per fare un esempio c'è anche la Russia, dentro quest'area europea noi abbiamo deciso di costruire una piattaforma permanente per mettere a sistema le migliori esperienze, per mettere a sistema le nostre conoscenze e anche per poter aggiornare le linee guida che stiamo costruendo sulla base di relazioni innovative che possono arrivarci dal mondo scientifico e dalle nuove conoscenze. Tutte le scuole riapriranno nel mese di settembre e riapriranno in sicurezza. Già ieri è stato molto bello poter vedere le immagini di una parte di questi giovani del nostro paese che per i corsi di recupero hanno ricominciato ad entrare negli istituti scolastici. Voglio ricordare in questa sede che pochi giorni fa
abbiamo approvato in conferenza unificata, con una opinione favorevole all'unanimità delle regioni, delle province e dei comuni italiani, il documento dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sulle linee guida per la gestione dei casi Covid e dei focolai Covid. Documento che ci consentirà quindi, senza alcuna differenziazione di natura territoriale, di gestire gli eventuali casi e gli eventuali focolai. Io penso che avere su questo un elemento di piena omogeneità nel nostro Paese sia sicuramente un fatto positivo ed importante. Su queste linee guida che abbiamo approvato all'unanimità con tutte le regioni, i comuni e le province del nostro Paese, sta partendo proprio in queste ore un corso di formazione organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, rivolto alla nostra popolazione studentesca, in modo particolare diciamo al personale che lavora nelle scuole, ma anche al personale medico, per poter essere pienamente diciamo allineati rispetto agli obiettivi che stiamo costruendo. Come ho avuto già modo di dire in quest'aula in altri passaggi, per me la chiave fondamentale rispetto alla riapertura delle scuole è quella di ricostruire una relazione organica tra scuola e Servizio Sanitario Nazionale. Questa relazione è esistita in una fase della storia del nostro Paese. Nel 1961 il Parlamento italiano approvò una norma che riguardava la cosiddetta medicina scolastica. Questa rete di relazioni, questo momento di contatto costante tra scuola e Servizio Sanitario Nazionale, si è poi andato un po' alla volta perdendo e in modo particolare negli anni 90 se ne è in qualche modo persa traccia nel nostro Paese. Bene, io credo che dobbiamo puntare su questo, ricostruire una relazione organica e strutturata, costante, permanente, tra il nostro Servizio Sanitario Nazionale e il sistema scolastico del nostro Paese. Se ci saranno, come sarà abbastanza naturale, dei casi positivi nelle scuole, saranno i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie territoriali a intervenire con le loro competenze e con le loro conoscenze, a mettere in campo una vera e propria indagine e a disporre le misure potenziali che si possono attuare in caso di positività. Queste misure sono i tamponi, sono chiaramente le misure di quarantena. Quello però che è il messaggio di fondo che vorrei darvi è che rispetto, diciamo, a casi di positività non lasceremo soli i nostri presidi e i nostri insegnanti. Ci sarà una presenza significativa dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, perché è giusto che chi ha la competenza, la storia, le esperienze, il connotato diciamo di aver già operato costantemente rispetto alla necessità di affrontare questo virus, potrà naturalmente mettere queste competenze a disposizione delle scuole. E lo stesso lavoro che si sta facendo in queste ore di test sierologici sugli insegnanti e su tutto il personale scolastico ha esattamente questo significato: rafforzare questa relazione tra mondo della scuola e mondo della sanità. Permettetemi di esprimere gratitudine a tutti i medici di medicina generale che stanno dando una mano dentro questo lavoro, che è un lavoro abbastanza unico che si sta facendo a livello europeo, e anche chiaramente alle aziende sanitarie territoriali che hanno aggiunto a un lavoro già difficile un altro pezzo, diciamo, di impegno che però riteniamo assolutamente importante. Nelle ultime ore il Comitato Tecnico Scientifico ha anche discusso di un tema di particolare importanza che ha anche toccato una preoccupazione diffusa tra le famiglie, e cioè la necessità di avere un corretto utilizzo delle mascherine. Come ho già detto, le mascherine sono uno strumento fondamentale che dovremmo tenere in questa fase di convivenza, e il Comitato Tecnico Scientifico nelle ultime ore ha definito le raccomandazioni sull'un utilizzo corretto delle mascherine a scuola. La provo a dire così: le mascherine a scuola sono obbligatorie, proprio perché sono fondamentali. A scuola si va con la mascherina, ma poi dividiamo due momenti. I momenti dinamici, dove ci sono rischi concreti per i nostri studenti di poter avere contatti più ristretti a meno di un metro di distanza con altri studenti,
e i momenti invece statici. Per momento statico si intende un momento in cui chiaramente lo studente è fermo, penso per esempio ad una lezione, ascolta il docente, ha una distanza di almeno un metro dagli altri studenti. In quel momento statico la mascherina, che è obbligatoria negli altri momenti, può essere naturalmente abbassata. Questa misura può essere rivista nel caso di situazioni epidemiologiche particolarmente delicate, ma saranno solo le autorità sanitarie a disporle e a valutarle in modo corretto. Permettetemi di dire, perché credo sia un fatto importante, che siamo l'unico paese in Europa, credo anche nel mondo, che metterà a disposizione come istituzioni pubbliche 11 milioni di mascherine per ciascuno dei nostri studenti e per tutto il personale scolastico. Saranno mascherine chirurgiche distribuite gratuitamente e di questo voglio ringraziare il prezioso lavoro del nostro commissario straordinario Arcuri. Ancora, il 31 agosto, come è noto, la conferenza unificata, sempre con un parere all'unanimità, delle regioni, delle province e dei comuni del nostro paese ha approvato le nuove linee guida sul trasporto pubblico locale. Anche in questo caso abbiamo provato a conciliare due necessità che dobbiamo tenere insieme e non è mai facile, lo dico con grande sincerità, trovare un equilibrio tra queste necessità. L'equilibrio naturalmente di avere una cautela sanitaria rispetto a un virus che ancora c'è, con cui dobbiamo fare i conti, ma anche la necessità che emergeva in modo particolare dai nostri comuni, dalle nostre province, dalle nostre regioni, di provare a garantire un trasporto pubblico per tutti. Io credo che sia stato fatto un lavoro importante e che queste linee guida possano consentirci di raggiungere un equilibrio positivo. Ancora sulle scuole, permettetemi di ricordare che in queste settimane è stato definito un investimento diretto, senza precedenti, anche in termini di risorse economiche, umane e strumentali. I problemi della scuola non sono pochi e, come è noto, non vengono da vicino, vengono da lontano. La questione, per esempio, dell'affollamento delle classi non nasce col Covid. Ci sono problemi e temi che riguardano la scuola che vengono chiaramente da stagioni precedenti. Però non possiamo nasconderci quello che in queste ore si sta facendo. 2,9 miliardi di euro messi a disposizione della ripartenza delle nostre scuole, 97.000 immissioni in ruolo che sono in corso, quindi un numero significativo di nuovi insegnanti, di nuovo personale che mettiamo a disposizione dei nostri studenti e delle nostre famiglie, e 2,4 milioni di nuovi banchi. Io voglio provare in questa sede a dare un messaggio molto chiaro e molto netto. La riapertura delle scuole è una grande priorità. Io credo che sia la più grande priorità oggi per il nostro Paese. Non una priorità del governo, non una priorità delle regioni o dei comuni e delle province che pure stanno lavorando con noi ogni giorno gomito a gomito. Io credo che la riapertura delle scuole sia la più grande priorità per tutta la nostra comunità nazionale. E allora dico, lavoriamo insieme per recuperare lo spirito che ci ha accompagnato nei mesi più difficili, nei mesi di marzo, di aprile, quando il Paese si è unito. Io penso che dobbiamo recuperare esattamente quello spirito e che serva un nuovo patto che coinvolga tutti, nessuno escluso. Governo, regioni, Parlamento, ma anche e soprattutto studenti, insegnanti, presidi, genitori, personale sanitario. È una sfida che si vince solo uniti. Non servono inutili divisioni o inutili strumentalizzazioni. Ancora, consentitemi in chiusura un veloce aggiornamento su quella che ritengo essere una partita decisiva per provare a chiudere definitivamente questa vicenda, questa sfida della gestione del coronavirus, e cioè la vicenda che riguarda i vaccini. Intanto permettetemi di dire che sul vaccino tradizionale, quello antinfluenzale, abbiamo la necessità di costruire, diciamo, quest'anno una campagna più forte rispetto a quella fatta negli altri anni, proprio perché i sintomi sono simili e questo potrebbe provocare difficoltà al nostro Servizio Sanitario Nazionale. Le regioni tutte hanno fortemente irrobustito la loro offerta del vaccino
anti-influenzale e ieri è stata fatta una riunione, aprendo un tavolo con i farmacisti italiani esattamente su questa materia. Per quanto riguarda invece il vaccino anti-Covid, voglio ricordare come l'Italia sia davvero in prima linea dentro questa battaglia. L'alleanza che abbiamo costruito già nel mese di giugno con Francia, Germania e Olanda è stata un'alleanza che ha consentito di spingere la Commissione europea ad una forte accelerazione delle politiche rispetto, diciamo, alla potenzialità di avere un vaccino sicuro nel più breve tempo possibile. Come è noto, nelle ultime ore è stato reso definitivo in maniera ultimativa il contratto tra la Commissione europea ed AstraZeneca. Quel contratto parte esattamente dall'intesa fatta da Italia, Germania, Francia e Olanda con questa azienda importante. Stiamo parlando chiaramente di un candidato vaccino, quindi c'è bisogno di tutta la prudenza del caso, ma in questo contratto c'è scritto che le prime dosi, se il vaccino dovesse essere confermato come un vaccino sicuro e in grado, diciamo, di raggiungere l'obiettivo per cui è stato decostruito, saranno già disponibili entro la fine del 2020. Quindi è giusto continuare ad investire su questo con tutte le energie che abbiamo. Mi piace ricordare che in questo vaccino di AstraZeneca c'è un pezzo d'Italia che è pienamente protagonista, perché il vettore virale viene prodotto presso l'IRBM di Pomezia e perché l'infialamento di questo vaccino avverrà presso la Catalent di Anagni. Quindi l'Italia, come vedete, è pienamente protagonista e credo che questo sia un fatto di particolare rilievo per il nostro Paese. Permettetemi ancora di ricordare che alla fine del mese d'agosto, negli ultimi giorni d'agosto, è anche stata avviata la sperimentazione sull'uomo del vaccino di Reithera, che è un vaccino tutto italiano, e anche da questo punto di vista credo che ci siano elementi per esprimere profonda gratitudine ai nostri scienziati, ai nostri ricercatori, che non stanno facendo mancare il loro contributo a questa importante sfida mondiale. In conclusione vorrei dire che il prossimo DPCM, su cui ascolterò chiaramente con attenzione i vostri interventi, terrà conto di tutte le cose che ho provato a dire e confermerà nella sostanza l'impianto generale col quale ci siamo lasciati dell'ultimo DPCM in scadenza il 7 settembre. Stiamo lavorando anche a qualche passo avanti, mi fa piacere dirlo in quest'Aula, ci lavoreremo ancora per qualche giorno, ma io sono ottimista che nel prossimo DPCM ci possa essere una soluzione riguardo, per esempio, alla richiesta di ricongiungimento delle coppie binazionali. Su questo avevo risposto in aula ad una interrogazione della senatrice Unterberger, voglio dire che abbiamo probabilmente trovato una soluzione e il mio auspicio è che dentro questo DPCM possa arrivare, diciamo, una risposta positiva a questa richiesta legittima che arriva anche da tante coppie che vivono il prezzo di una divisione da molto tempo. Ancora permettetemi di dire, questa volta su indicazione, diciamo, di tutto il governo, lo voglio riconfermare, lo avevo già detto, che molto a breve saranno pubblicati tutti i verbali del CTS. Tutti i verbali del CTS saranno pubblicati molto a breve. La linea del governo è stata sin dall'inizio una linea di massima trasparenza. Stiamo lavorando perché questi verbali, dove non c'è nulla assolutamente che non può essere reso noto all'opinione pubblica, possano essere pubblicati. Ancora, da ultimo, permettetemi di dire che ascolterò con grandissima attenzione, come sempre fatto, l'indirizzo del Parlamento e sono sicuro che anche in questo passaggio autunnale che sta per arrivare, l'Italia saprà essere all'altezza della sfida che abbiamo di fronte a noi. Grazie.